Buonasera ragazzi, è da una marea di tempo che non ci vediamo. Non vi nascondo che sono quasi emozionato a riprendere la telecamera in mano e a filmare. Oggi vi porto una ricetta dolce, perché comunque sono quelle che sul canale vi piacciono di più e quindi non potevo far meno di ritornare alla grande con una... Io spero qualcosa di veramente molto molto buono. Vi faccio vedere subito di che cosa si tratta e poi vi faccio vedere tutti i vari procedimenti. Allora, partiamo subito con gli ingredienti. Sono tanti, ma la preparazione è molto molto semplice. Allora, per questa ricetta ci occorreranno 20 g di farina d'avena, 50 g di patate lesse, 60 g di zucca, 100 g di latte di mandorla senza zucchero, 1 g di agar agar che è un gelificante, una bustina di vaniglina, del Dietic e 120 g di albume pastorizzato. Partiamo subito, mi posiziono la telecamera su un cavalletto e vi faccio vedere di che cosa si tratta. Allora, per prima cosa ci prendiamo l'agar. Circa mezza bustina e la sciogliamo con un goccio di latte. Ecco qua. Giusto per attivare il gelificante. Fatto questo, ci aggiungiamo le proteine in polvere. L'albume, il latte, tutto quello che avevamo, una bustina di vaniglina pura, no. Ok, qualche goccia di Dietic. Iniziamo a girare il tutto per far sciogliere le proteine. Fate attenzione che le proteine non abbiano lasciato grumi. Quando vi sarete accertati che non ci sono più grumi, a questo punto mettete questo contenitore nel microonde per 4 minuti alla massima potenza. Allora, dopo 4 minuti al microonde è questo il risultato. Ora ci aggiungiamo la zucca, le patate, qualche goccia di Dietic, frulliamo il tutto e versiamo in un coppa pasta. Quando la consistenza sarà quella di un purè, potete aggiungerci anche del cacao amaro oppure delle scaglie di cocco, della farina di cocco, quello che più vi piace. Io ci aggiungo del cacao. Ok, consistenza raggiunta. Coppa pasta. Cercate di essere come sempre, ve lo dico in tutti i video, più puliti e più precisi di me. Livellate il tutto, dopo aver ottenuto questo, mettetelo in frigo ancora caldo per circa 3 ore, in modo che
si raffreddi il tutto e che il gelificante faccia effetto. Ci vediamo tra 3 ore. Allora, sono passate 3 ore dall'aver messo il tortino in frigo. Io già l'ho tolto dallo stampo, dal coppapasta, e questo è il risultato finale. Adesso lo vado a glassare con dello sciroppo zero carb al gusto cioccolato. Faccio la foto per la copertina, lo assaggio e vi dico. Non vi muovete. Allora, per la glassatura avevo pensato a questo sciroppo al cioccolato della Walden Farm, Walden Farms, penso si dica così. E vediamo un poco. Facciamo qualcosa di altamente porno. Qualcosa tipo così. Io penso che questa sia già una bella foto per la copertina, infatti la scattiamo subito. Ok, ci siamo. Taste test. La consistenza è molto compatta, è quella di un budino. Devo dire la verità, i due gusti che sono i più forti, quindi quello della patata e quello della zucca, non si sovrastano, sono ben equilibrati. Al momento vi dico che non farei modifiche, l'unica cosa che sicuramente lo sciroppo al cioccolato, se non è veramente un gusto che vi piace, potrebbe rovinare il dolce. Facciamo una cosa, io adesso vado a riporre in frigo perché penso di aver dato abbastanza. Lo vado a riporre in frigo. Noi finalmente ci siamo rivisti. Spero il prossimo video, che sarà di allenamento, sicuramente lo vedrete a breve. Vi saluto e vi auguro un buon workout a tutti. Mi raccomando, non mollate la dieta, fate bravo. Dimenticavo. Iscrivetevi al canale, condividete il video, attivate la campanella per le notifiche, lasciate un bel pollice in su e scrivete nei commenti le eventuali modifiche che avreste voluto vedere o che apportereste. Bacio a tutti! When it comes to